Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ad maiorem Dei gloriam. Ci stiamo ormai avvicinando alla parte conclusiva del nostro corso, che ci ha permesso di esplorare in maniera sintetica il cammino dell'ecclesiologia del secondo millennio. Ovviamente il cammino della dottrina della Chiesa è strettamente connesso al cammino della storia della Chiesa. L'elemento storico è decisivo per lo sviluppo, per l'evoluzione di ogni dottrina, cristologica piuttosto che trinitaria, antropologica piuttosto che escatologica. Ma nel caso dell'ecclesiologia, voi capite bene che la vita storica della Chiesa è un fattore prepotente, determinante di sviluppo. Le due cose, storia della Chiesa e dottrina della Chiesa, sono inestricabilmente congiunte. Il loro intreccio è insuperabile, è insolvibile, per ragioni che tutti immediatamente possiamo comprendere. Per cui le vicissitudini storiche della Chiesa hanno anche aiutato in bene o in male, diciamo così, in maniera più riuscita e qualche volta meno riuscita, la Chiesa a comprendere la sua identità, quindi a raggiungere un'autocoscienza di sé. Appunto, non sarebbe possibile capire la teologia della Chiesa, dunque la coscienza che la Chiesa di se stessa, astraendo dal contesto storico, molte volte turbolento, travagliato, in cui la Chiesa ha vissuto. E questo vale anche per quest'ultimo scorcio di cammino che ci resta da percorrere e nel quale vorremmo anzitutto considerare il Concilio Vaticano I, e a seguire i fermenti di rinnovamento che si registrano tra il Concilio Vaticano I e il Concilio Vaticano II, che preludono al cammino all'evento, alla svolta del Concilio Vaticano II all'interno del XX secolo. Dunque, proprio questo è ciò che ci resta da considerare in queste nostre ultime video registrazioni del corso. Anzitutto, dunque, il Concilio Vaticano I. Possiamo ormai comprendere bene il cammino, il momento storico e anche l'orizzonte teologico nel quale questo concilio si situa, visto che abbiamo precedentemente considerato ciò che accade nella Chiesa post-tridentina. Soprattutto abbiamo considerato quel rigurgito, quella riproposizione, quello sviluppo delle antiche dottrine conciliariste che si realizza per un verso in ambito francese, il gallicanesimo, che è la forma più emblematica, ma anche in ambito tedesco con il febronianesimo, senza dimenticare il giuseppinismo in Austria e altre forme di regalismo che in un modo o nell'altro tendono tutte a concepire modelli di chiesa nazionale, cioè di chiesa legata al singolo monarca nazionale, e dunque a proclamare un'autonomia più o meno ampia dell'episcopato di un determinato territorio, o meglio, di una determinata nazione rispetto al potere centrale di Roma. Dunque il nazionalismo che caratterizza in un modo o nell'altro tutte queste nuove forme di conciliarismo post-tridentino, voi capite, ha come bersaglio comune la pretesa universalistica del Romano Pontefice. Abbiamo poi visto, insieme a questo elemento, anche però alcuni sviluppi, alcuni elementi di novità in favore di una ecclesiologia più teologica, più misterica, che emergono nella scuola di Tubinga e che poi vengono recepiti con originalità anche nella scuola romana.
Ecco, questi sono i fattori, come dire, gli affluenti del Concilio Vaticano I, ed era dunque necessario porre queste basi per poter approcciare il Concilio Vaticano I con la necessaria cognizione di causa. Si tratta del primo concilio ecumenico, prevalentemente, benché non esclusivamente, dedicato all'ecclesiologia. Il Concilio Vaticano I è stato celebrato fra il 1869 e il 1870, sotto la presidenza di Pio IX. È stato interrotto bruscamente e dunque non concluso, secondo i suoi programmi e i suoi progetti, allorché il 20 settembre 1870, la presa di Porta Pia, supportata dagli eserciti sabaudi, ma con l'appoggio franco-tedesco, ha determinato la fine repentina, sotto alcuni aspetti drammatica, dello Stato Pontificio, rendendo tra le altre cose impossibile la prosecuzione del Concilio Ecumenico iniziato soltanto l'anno precedente. Quindi questo aspetto è molto importante. Pio IX è il Papa che presiede il Concilio e appunto l'elemento risorgimentale, cioè i contrasti tra il Papa e la monarchia sabaudia, piuttosto che gli altri sovrani europei, è fondamentale per comprendere anche uno sfondo politico che influenza direttamente le sorti del Concilio. Quando Papa Pio IX indice il Concilio, costituendo una commissione teologica preparatoria che si incarichi di produrre appunto gli schemi, cioè le bozze di documento da presentare in concilio, ciò che questa commissione preparatoria fa nel caso della ecclesiologia è di riprendere ampiamente il sillabo del 1864, cioè l'elenco dei principali errori del nostro tempo che Pio IX aveva condannato di volta in volta. Dunque questi errori, condannati a più riprese da Pio IX, erano stati estrapolati e raccolti in quest'unico lungo elenco di condanne. Quindi voi capite bene che, riprendendo il sillabo del 64, la Commissione Teologica Preparatoria elabora, pronta, un documento ecclesiologico in cui l'elemento apologetico e i toni di condanna sono preponderanti, sono predominanti. Lo stesso dicasi, anche se questo non ci riguarda direttamente, per l'altro documento che viene preparato e che poi verrà approvato in concilio, la Dei Filius sulla rivelazione. Dunque lì saranno condannati piuttosto gli errori contro la dottrina della rivelazione proposti dal razionalismo da una parte piuttosto che dal fideismo dall'altra, ma appunto il tema della rivelazione e la costituzione dogmatica dei Filius la lasciamo ai corsi sulla rivelazione. A noi interessa lo schema preparatorio sulla Chiesa, De Ecclesia, dal quale scaturirà la Costituzione dogmatica sulla Chiesa Pastor Eternus. Questo è dunque ciò che noi vogliamo anzitutto considerare. Vorrei leggere soltanto qualche stralcio del sillabo, proprio per capire qual è il tenore di questo documento e qual è la fonte ispiratrice dello schema ecclesiologico del Concilio Vaticano I. Riprendo alcuni passaggi dei paragrafi quinto, sesto e nono del sillabo, che sono quelli in cui il tema della Chiesa risalta con maggiore evidenza, soprattutto nei suoi rapporti con il potere politico. Ecco, ad esempio, leggiamo dal paragrafo 5 del sillabo vengono, così come un elenco di errori, tra le dottrine condannate vi sono ad esempio queste: la Chiesa non è una vera e perfetta società pienamente libera, né è fornita dei suoi propri e costanti diritti, come
conferitegli dal suo divino fondatore, ma tocca alla potestà civile definire quali siano i diritti della Chiesa e i limiti tra i quali possa esercitare tali diritti. Oppure, ai vescovi senza il permesso del governo non è lecito neanche promulgare le lettere apostoliche. Oppure, si possono istituire chiese nazionali non soggette all'autorità del Romano Pontefice e del tutto separate. Sono questi appunto gli errori che riecheggiano in concilio. Oppure nel sesto paragrafo troviamo che si condannano queste affermazioni. L'autorità civile può impedire ai vescovi e ai popoli fedeli, cioè ai popoli cristiani, di comunicare liberamente e mutuamente con il Romano Pontefice. Oppure il governo laicale ha diritto di deporre i vescovi dall'esercizio del ministero pastorale, né è tenuto a obbedire al Romano Pontefice nelle cose che spettano all'istituzione delle diocesi e dei vescovi. E ancora, l'autorità laicale ha di per sé il diritto di presentare i vescovi e può esigere da loro che incomincino ad amministrare le diocesi prima che essi ricevano dalla Santa Sede l'istituzione canonica e le lettere apostoliche. Dunque si sta affermando che i vescovi sono praticamente sottoposti all'autorità civile e non a quella del vescovo di Roma. Oppure i re e i principi non solamente sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, dunque non sono sottoposti all'autorità del Romano Pontefice, ma addirittura nello sciogliere le questioni di giurisdizione sono superiori alla Chiesa stessa. E ancora leggiamo nel paragrafo 9 l'abolizione dell'impero civile che la sede apostolica possiede gioverebbe moltissimo alla libertà e alla prosperità della Chiesa. Dunque questo è un monito contro il potere temporale del Papa della Chiesa che appunto viene bollato da Pio IX come uno degli errori del tempo. Ecco, alla luce di queste formule, ne abbiamo lette soltanto alcune per farci un'idea generale, la Commissione Teologica Preparatoria elabora uno schema di Ecclesia che propone al Concilio, lo presenta ufficialmente in aula il 20 ottobre 1869. Questo schema di Ecclesia è diviso in due parti: 10 capitoli sulla Chiesa in se stessa e 3 sul rapporto tra Chiesa e Stato. Inoltre viene presentato a parte uno schema de Romano Pontifice, uno schema sul Papa, con 2 capitoli. Ecco, in questi 2 capitoli non è ancora presente il tema dell'infallibilità pontificia. Dunque noi ne ricaviamo che il tema dell'infallibilità, che ha reso universalmente noto il Vaticano I, non era però presente negli schemi preparatori e dunque evidentemente è il frutto del dibattito compiuto in aula conciliare. Benché un votum, cioè un testo a parte sul tema dell'infallibilità, fosse stato preparato già nel 1867, quindi c'era un testo a parte, ma non era entrato nei 2 schemata de Ecclesia, soprattutto non era entrato nel secondo schema sul Romano Pontefice. La prima parte dello schema preparatorio de Ecclesia, quindi del primo schema di cui ho parlato, era stata stesa da Clemens Schrader, che noi abbiamo già incontrato nelle nostre precedenti lezioni come uno dei teologi esponenti della scuola romana, cioè di questo gruppo di gesuiti legati a quella che era allora l'Università Gregoriana e che, come ricorderete, si erano fatti promotori di una ecclesiologia centrata sull'idea paolina e patristica del corpo mistico di Cristo.
Ecco infatti che la prima parte dello schema ecclesiologico recepisce proprio l'idea del corpo mistico, sovrapponendola, mescolandola con l'idea più tradizionale e più giuridica della Chiesa come societas perfecta di matrice bell'arminiana, come ormai sappiamo. Durante il dibattito in aula conciliare, cioè nella Basilica di San Pietro, perché il Vaticano I si celebra appunto per la prima volta nella Basilica Vaticana, si decide di inserire i due capitoli sul Papa, quindi due capitoli dello schema dei pontifice, dentro il De Ecclesia, praticamente unificando i due schemi in un unico documento, che consta adesso non più di 13 capitoli, ma appunto di 15 capitoli. Ecco, i due capitoli sul Papa vengono frapposti, cioè posti in mezzo, tra i primi capitoli dedicati alla Chiesa in se stessa e gli ultimi capitoli dedicati ai rapporti tra Chiesa e Stato. Praticamente diventano l'undicesimo e il dodicesimo capitolo del nuovo schema ecclesiologico, intitolato Supremi Pastoris e presentato in aula il 21 gennaio 1870. Tuttavia, quando questo documento così riformulato rigiunge in aula conciliare, la prima parte, quella dominata dall'idea di corpo mistico, vero e proprio marchio di riconoscimento della scuola romana, viene giudicata negativamente da molti padri conciliari che la considerano astratta e ambigua e chiedono di tornare a preferire lo schema bellarminiano della Societas Perfecta, quindi una visione giuridica della Chiesa più attenta alla sua dimensione esteriore, visibile. Inoltre, sempre in questo dibattito che si consuma nei primi mesi del 1870, si decide di introdurre dentro lo schema ecclesiologico anche il tema dell'infallibilità, che prima era rimasto fuori, aggiungendo un nuovo capitolo ad hoc nel mese di marzo del 1870. La minoranza conciliare è contraria a questa inserzione e chiede di bilanciare il tema dell'infallibilità pontificia con una trattazione sull'episcopato, quindi sui vescovi e sul concilio e sulle potestà e facoltà del concilio ecumenico, proprio per evitare di isolare la trattazione sul Papa. Tuttavia, nel frattempo, gli eventi politici precipitano, quindi la stabilità di Roma e in modo particolare del Papa è sempre più turbata dalle mire risorgimentali. Di fronte a questa situazione, il Concilio decide, tutto sommato in maniera saggia, di accelerare i tempi e di isolare la parte del documento ecclesiologico ritenuta più urgente, provvedendo ad approvare quella parte e poi eventualmente a riprendere in mano tutto il resto. Per cui si decide di sdoppiare di nuovo il documento ecclesiologico che prima era stato riunificato. Il 24 aprile i capitoli sul Papa, che adesso si sono arricchiti della trattazione dell'infallibilità pontificia, tornano ad essere autonomi. Proprio perché si ritiene che di fronte alla minaccia perpetrata all'autorità pontificia sia anzitutto importante definire l'autorità, il ministero del Papa. Gli altri capitoli confluiscono invece in un secondo schema di Ecclesia che si sarebbe voluto discutere successivamente, dando dunque la priorità allo schema sul Papa. Questo nuovo schema sul Papa, redatto in quattro capitoli, viene presentato con il titolo di Constitutio Dogmatica prima de Ecclesia Christi, vedete, prima Costituzione Dogmatica sulla Chiesa di Cristo, e ha come suo incipit, come sue parole iniziali, Pacta
Pastor Eternus, che appunto resteranno come nome di questo documento. È stato elaborato, rielaborato in questa forma di quattro capitoli dallo stesso Schrader e presentato ai padri il 9 maggio, mentre tutto il restante materiale è stato convogliato in un secondo schema più ampio di 10 capitoli, intitolato Constitutio Dogmatica Secunda de Ecclesiae, dunque una seconda costituzione dogmatica che ha come incipit Tamezzi Deus, elaborato da un altro teologo della scuola romana che è Cloyten, anche tenendo conto del dibattito già in corso sulla Pastor Eternus. Questo secondo documento ecclesiologico non sarà però mai discusso né votato per il precipitare degli eventi e la chiusura del concilio. In esso si trovava una definizione della Chiesa che cercava di temperare e di equilibrare le due prospettive teologica e giuridica, e inoltre cercava di far posto a una teologia dell'episcopato che fosse in grado di bilanciare la teologia del papato della Pastor Eternus. Queste affermazioni sono di una importanza fondamentale perché ci permettono di comprendere che il Vaticano I, nelle sue intenzioni, non voleva essere un concilio intento a risolvere l'ecclesiologia nel papato, a ridurre l'ecclesiologia alla trattazione del papato. Il tema del papato era considerato importante e urgente, date le contingenze storiche, ma non voleva essere isolato da una trattazione più ampia sulla Chiesa che includesse anche le prerogative e i diritti dell'episcopato. La discussione sulla Pastor Eternus, che dunque va avanti tra il mese di maggio e il mese di luglio del 1870, vede spesso una profonda opposizione tra la maggioranza che è favorevole alla dottrina dell'infallibilità pontificia e la minoranza che è invece preoccupata che si affermi l'infallibilità personale del Papa. Cioè che si arrivi ad affermare che il Papa sia personalmente, isolatamente, individualmente infallibile, come se dotato di un potere straordinario, e non invece all'interno della Chiesa come comunità di fede. Ecco, a quest'ultimo riguardo, cioè sul pericolo che si rischi di divinizzare la figura del Papa, attribuendogli una infallibilità che è del tutto indipendente dalla fede e dalla tradizione della Chiesa, particolarmente illuminante e toccante sarà l'intervento del cardinale Guidi il 18 giugno, voce autorevole della minoranza, conciliare. Però la maggioranza conciliare è al tempo stesso convinta che proprio la situazione storica renda necessario preservare e anzi rafforzare l'autorità del Papa, indicando in lui l'istanza certa, sicura della verità in un momento in cui si rischia di dare adito anche a teorie relativiste che minacciano la stessa vita e la stessa fede ecclesiale. Ecco, è in tal senso appunto che il dogma dell'infallibilità guadagna terreno e che si arriva dunque alla Costituzione dogmatica Pastor Eternus, comprendente anche questo aspetto. Resta comunque, diciamo così, da considerare l'intero documento Pastor Eternus, che è un documento non limitato soltanto al tema dell'infallibilità magisteriale, è infatti, come dicevo, un documento in quattro capitoli, e questo è molto interessante. Approvato definitivamente il 18 luglio 1870, senza l'approvazione della minoranza conciliare, che addirittura in gran parte uscirà dall'Aula Vaticana per protesta. Quali sono i quattro capitoli? Il primo è un capitolo biblico legato appunto all'idea del conferimento del primato all'Apostolo Pietro.
Il secondo capitolo è di indole storica e riguarda la linea di successione apostolica da Pietro ai pontefici come linea di successione personale da Pietro ai vescovi di Roma. Il terzo capitolo riguarda il primato di giurisdizione del Papa, cioè si afferma la sua suprema autorità sulla Chiesa, un'autorità che è episcopale, cioè fondata sul sacramento dell'ordine nel grado dell'episcopale, questo è molto importante, nel grado dell'episcopato, questo è molto importante, cioè un'autorità sacramentale che dunque deriva da Dio e non da un atto positivo di giurisdizione. Secondo aspetto, è una potestà ordinaria, cioè non delegata da alcuno, ma posseduta dal Papa, in ragione del suo ufficio. 3. È immediata, cioè si esercita sulla Chiesa senza alcun intermediario, estendendosi su tutti i fedeli, vescovi compresi. Infine, il quarto e ultimo capitolo è quello relativo all'infallibilità magisteriale del Papa. È il capitolo che è stato più avversato, come abbiamo detto, dato che appunto la minoranza temeva che si elevasse il Papa a una specie, a una sorta di sovrano absolutus, di monarca assoluto sciolto da tutti e da tutti, quindi costituendo la Chiesa come monarchia papale assoluta, mentre il Papa, come tutti i fedeli, è legato e vincolato al Vangelo e alla tradizione della Chiesa, cioè alla fede da tutti condivisa. Ma appunto il capitolo quarto, benché non approvato dalla minoranza, si guarda bene dall'avallare le linee infallibiliste più estreme e tutto sommato presenta una sintesi equilibrata. Si afferma in questo capitolo che il Papa, quando agisce nel pieno esercizio del suo magistero, ex cathedra, può proporre ai fedeli come infallibile, cioè come divinamente rivelata, una dottrina relativa alla fede e o ai costumi, quindi alla fede o alla morale, la quale è dunque da accettarsi e da credersi obbligatoriamente da tutti, senza che questa decisione del Papa sia da sottoporre all'approvazione di alcuno. Questo è quanto in sintesi afferma il capitolo quarto della Pastor Eternus, ma ci torneremo in una successiva trattazione.